Comune di Cesena aderisce quest'anno alla settimana europea della mobilità sostenibile. In tutta Europa dal 16 al 22 settembre molte altre città stanno festeggiando, meglio riflettendo e facendo azioni concrete sul tema del muoversi meglio e in maniera più intelligente. Mi dici cos'è per te la mobilità sostenibile? La mobilità sostenibile è qualcosa che ci aiuta tutti e che ci rende più partecipi della nostra città e ci aiuta a vivere meglio, perché se eliminiamo lo smog, l'inquinamento e tutto quanto ne deriva, ci aiuterà sia per la nostra salute che per il nostro modo di vivere, i nostri figli saranno più sicuri, insomma ci aiuta per un sacco di cose. Quest'anno poi in particolare ci è stato chiesto di mettere l'accento sul tema del rapporto tra mobilità e salute. Come Comune di Cesena abbiamo promosso alcune iniziative, la prima delle quali, il momento centrale delle quali è stata l'iniziativa dell'avvio dei Piedibus. Ieri abbiamo avuto 700 bambini che si sono mossi dalle loro scuole elementari per le vie della città. È stato un momento estremamente impressionante ed emozionante, ma soprattutto noi lo vediamo come l'avvio di un percorso che vuole essere una modalità quotidiana per andare a scuola, cioè andare a scuola a piedi in piccoli gruppi con un autobus con i piedi e iniziare ad aiutare i nostri bambini ad essere, dal punto di vista della mobilità, più autonomi, più consapevoli, anche perché sappiamo che i bambini possono far molto rispetto a quello che è il tema della mobilità della famiglia, possono far molto perché se sono loro che chiedono di andare in bici o a piedi, i genitori l'auto la lasciano a casa o forse ci riflettono un pochettino di più prima di prenderla su. Come comune porteremo avanti questo progetto durante tutto l'anno, ci sono già diverse scuole elementari che hanno aderito, diversi quartieri, diverse associazioni, e questo ci sottolinea anche l'importanza di mettersi in rete, perché le politiche di sostenibilità ambientale più di altre politiche vanno avanti solo se veramente ci mettiamo in relazione con i cittadini, perché poi sono iniziative che vanno portate nella quotidianità di ciascuno di noi. Oggi abbiamo deciso di portare qua in centro i ciclo fantaveicoli, un reshow per visitare la città in maniera sostenibile e le vecchie bici dei mestieri, e questo per aiutare le persone a riflettere in maniera anche un pochettino più divertente o diversa dal solito su che cosa voglia dire poter utilizzare la bicicletta in modo diverso per fare delle cose che normalmente facciamo. Soprattutto l'iniziativa del reshow abbiamo visto che ha destato particolare curiosità, anche entusiasmo da parte dei cittadini, ma anche dei commercianti, di chi il centro lo vive quotidianamente, per cui speriamo di mettere in piedi un servizio costante per visitare la nostra città in maniera diversa. La settimana dura alcuni giorni, però in realtà scelte diverse di mobilità dobbiamo portarle nella vita quotidiana di tutti i giorni, che vuol dire non solo modificare le infrastrutture della città per fare in modo che le persone si muovano in maniera sicura, ma anche poi lasciare a casa la macchina. E a Cesena ogni giorno si muovono 88.000 macchine su 96.000 abitanti, quindi lasciare a casa la macchina e provare ad andare in bici. Concludo dicendo che abbiamo chiesto anche alle persone che si stanno fermando al nostro banchetto informativo di regalare alla città dei chilometri in bici a piedi e quindi della CO2 in meno, dell'inquinamento in meno, più salute per tutti.